Io non saprei come fare, davvero, non saprei come fare senza i punti di riferimento del maestro delle opzioni, Giorgio Salvato, che saluto in serata. Buonasera a te, Giorgio. Buonasera a te Giuseppe, grazie dell'invito. E i commentatori di solito non devono esprimere giudizi, però effettivamente senza i tuoi punti di riferimento sul mercato, ovviamente. Come al solito ci sono le critiche, ma vanno rispettate nel bene e nel male, bella la finanza anche per questo. Però, insomma, senza i punti di riferimento su degli opzionisti, dove ci sono e dove si aggregano i maggiori livelli più interessanti per te, ma io non penso solo per te, penso per tanti opzionisti, per tanti desk di opzioni, e diventa un punto di riferimento. Vi dico subito che la prossima settimana, anzi questa settimana probabilmente, quando vedrete questo video, quando verrà pubblicato, sarà una settimana estremamente, sarà una settimana estremamente interessante, no? Molto, molto, molto calda, solo per citarvi qualcosa e per mettere un po' di carne sul fuoco. Trimestrali come Apple, trimestrali come Twitter, trimestrali come Amazon. Tenetevi forte, si parte subito col razzo, con i PMI americani, tedeschi, quelli più importanti. Poi, nello stesso giorno, per non farsi mancare niente, la riunione della BCE, il PIL americano, il venerdì, proprio per finire, diciamo così, ulteriormente con il botto, l'inflazione tedesca e il PIL tedesco. Quindi, la riunione della BCE, ovviamente, come dicevo, il giovedì, e il PIL americano, quindi davvero tanti eventi. Però, insomma, dobbiamo avere la capacità di non guardare al dito, ma di guardare alla luna. E quindi, Giorgio, intanto facciamo un recap delle puntate precedenti. Come è andata la strategia del mese di ottobre? Allora, sì, la strategia del mese di ottobre è stata conclusa oggi, un settlement vicinissimo ai 12.600 punti, il profitto è stato di 7.076,5 euro, e niente, quindi è andata molto bene, sono soddisfatto, diciamo, e andiamo avanti così, soprattutto basandomi sul fatto che anche su questo mese sono stati rispettati i livelli che avevamo dato le volte precedenti, cioè i classici livelli dati precedentemente erano quelli dei 12,4 e la resistenza dei 13,750 l'ultima volta, dicemmo. Una resistenza che è andata in questi mesi, da quest'estate ad oggi, sempre di più abbassandosi. Poi lo vedremo chiaramente con i nuovi livelli di novembre. Va bene, allora Giorgio, andiamo a mettere un po' di castagne sul fuoco, quindi andiamo, perché tutti sanno parlare del passato e quindi noi ci distinguiamo da questo, quindi non, noi, molti sanno parlare del passato, noi invece parliamo di futuro, perché è là che si giocano, diciamo così, ci si gioca alla faccia. Allora, partiamo subito, spero che riesci a farci vedere anche i livelli. Per il prossimo mese, quali sono i livelli di riferimento, i paletti che hai piazzato sul mercato? Allora, se vediamo un attimo Sì, l'immagine, adesso ti faccio vedere l'immagine, perfetto, perfetto. questo è il market option pressure da me ideato, cioè è il rapporto tra le call in area blu che vanno TM e le put ITM in area amaranto. Abbiamo sempre sottolineato il fatto che il supporto veniva a confermarsi nel punto in cui la maggior parte delle call, quindi osservando l'area blu, diventava OTM. Adesso lo facciamo vedere in modo dinamico. Io sposto ipoteticamente quest'area gialla che indica poi va a sovrapporsi all'area blu e notiamo che a 11 già a 11 e 9 abbiamo quasi il 100% di call che va a OTM, siamo all'incirca al 98%. Quindi, per questo mese di novembre, come lo è stato per ottobre, il supporto lo piazziamo a 11.900. Questo perché non avrebbe più senso per i venditori di call andare ulteriormente short, in quanto già il 97% delle loro posizioni ribassiste avrebbe trovato massimo profitto. Quindi questo grafico va letto in questa maniera.
Dal lato opposto andiamo a spostare quest'area gialla e la andiamo a piazzare ipoteticamente, vedete, sui 13.003. Io vado a spostare questa freccia a 13.300. Notiamo che solo il 5% di opzioni put è ITM, quindi ragionando dal lato OTM delle put abbiamo il 95% di put OTM. Perché non vai a zero totalmente? Invece, Giorgio, c'è una logica, perché statisticamente ti sei accorto che non vanno proprio a zero tutte? Non vanno a zero tutte, chiaramente diciamo che oltre lo zero percentuale di collo di put OTM, non vi sarebbe più spinta né per il ribasso né per il rialzo. Faccio l'esempio del lato put, visto che stiamo parlando di questo, diciamo che mancando solo il 5% di put OTM sui 13.3, qui se non si vedono ulteriori posizioni put aperte che potrebbero ipoteticamente spingere verso l'alto l'indice, allora noi vedremmo, anzi confermeremmo i 13.3 come resistenza. Se quest'area amaranto non si va a ulteriormente a sollevare, quindi venendo a mancare ulteriore spinta rialzista, allora confermiamo questi 13.3 come resistenza. La cosa importante è il discorso anche inverso, quindi al di là del 98% di call OTM mancherebbe un'altra spinta ribassista per far scendere il mercato. Quindi ecco come si calcolano opzionisticamente e statisticamente supporti e resistenze con le opzioni. Va bene, allora vediamo se questo... Allora intanto diciamo che dal punto di vista dei volumi un po' coincidono con le aree dei volumi più significative, più importanti sul mercato, quindi avevamo detto prima che i 13.180 verso l'alto e poi sotto gli 11.900 punti rappresentano, quindi verso l'alto i 13.180 e 11.900 sotto diventa un livello estremamente importante. Sotto, tra l'altro, avevamo visto, se sei d'accordo Giorgio, non so se sei d'accordo, che quella salita era stata fatta durante il Covid, proprio nell'apice della reazione positiva del mercato, diciamo sul Covid, quando ci furono evidentemente le prime notizie sui vaccini, cioè, quindi è un'area molto rarefatta in termini di costruzioni di volumi. Andiamo a vedere la volatilità, Giorgio ci sta scaricando. Sì, assolutamente sì, andiamo a vedere innanzitutto il Volatility Index dalla piattaforma appunto Btrader di Play Option, che ringrazio. Che cosa notiamo? Nella parte bassa di questo grafico abbiamo proprio il Volatility Index che appunto è stato stocastizzato. Notiamo che ai valori attuali del DAX, oggi la chiusura è stata vicino ai 12.7, ma in questo momento già segna 12.830 l'indice DAX in after hours, praticamente la volatilità è quasi tutta scaricata, vedendo la parte bassa di questo grafico dove ho il mouse in questo momento. Quindi diciamo che ipotizzando questa resistenza dei 13.3, sicuramente la volatilità sarà al di sotto, quindi al di sotto della linea verde, quindi questo fa capire che ulteriore spinte rialzista nel mese di novembre al di sopra dei 13.3 dovrebbero venire a mancare. Poi un'altra questione, la parte alta di questo grafico, vediamo il rapporto, vediamo quelle due linee rosse e blu, sono altro che il rapporto, la blu è la volatilità implicita, la rossa è la volatilità storica. In questo momento si nota che la volatilità implicita è minore, si trova al di sotto della linea rossa, quindi della volatilità storica, quindi le opzioni sul lato put si stanno scaricando velocemente. Quindi questo fa capire che la spinta rialzista si sta esaurendo. Automaticamente, come dire, non si dovrebbero vedere accelerazioni, quindi confermiamo la mancanza di accelerazioni al di sopra dei 13.300 punti.
ci fai vedere qualcosa anche degli squilli di volatilità che sono più difficili da interpretare, andiamo su un livello ancora più alto. Sì, allora, vedendo gli skew di volatilità, lo andiamo a vedere, ecco qui, lo andiamo a vedere immediatamente, togliendo marzo, si nota praticamente, io ho fatto il rapporto tra lo skew di novembre e lo skew di dicembre 2022. La pendenza è abbastanza pronunciata, come vanno letti? Allora, la volatilità è anche, tra i vari concetti, la probabilità che un'opzione possa andare ETM. Se io mi metto all'estrema destra, ovvero sui 13.100, sull'ultimo strike valido 13.100, si nota che la volatilità è molto molto bassa, mentre sugli strike attuali tipo 12.7, 12.6, 12.5, notiamo come la pendenza tende ad accentuarsi. Quindi vuol dire che i market maker, nonostante il rialzo del mercato, il rimbalzo che c'è stato in questa settimana, comunque sta apprezzando un successivo ribasso che probabilmente si potrà verificare, visto che, come hai anticipato tu, ci saranno molti dati macroeconomici sia europei che americani, più tantissime trimestrali che ci attendono. Ecco, Giorgio, per chi non vuole impostare le strategie, ovviamente tu imposti una strategia che tende a ingabbiare questi livelli, secondo te è meglio in prossimità delle resistenze comprare una put oppure in prossimità dei supporti comprare una call? Allora sì, hai detto benissimo, diciamo che la classica strategia è quella o di comprare il singolo premio con lo put, oppure per chi volesse, diciamo, impostarlo a spread, forse sarebbe meglio, perché come dire, rischierebbe di non perdere tutto il premio che ha speso comprando o solo la call o solo la put. Diciamo che comprando solo le opzioni il guadagno sarebbe infinito nel caso in cui ci fosse il movimento desiderato. Invece, sapendo che almeno l'80% dell'anno gli indici sono abbastanza fluttuano con swing enormi, chiaramente il mercato, non essendo particolarmente tendenziale, è meglio fare uno spread in modo tale che sia un profitto finito ma anche una perdita finita. Però il giusto, quello che hai detto te, cioè comprarlo in prossimità, per esempio già quando si arriva a 13.000, comprare o delle put, o fare degli spread di put a debito, quindi comprare una 13.000 e vendere una 12.750 sempre put, oppure essere coperti, evitare il rischio rovine. E evitare il rischio di perdere tutto il premio, perché è difficile avere una borsa che ti faccia 1.000 punti in su o all'ingiù tutti di filato, diciamo così. Quindi è meglio almeno abbattere il premio e quindi farlo posizionarsi a spread. Poi invece, per chi volesse fare sempre degli spread e catturare la volatilità, l'ideale sarebbe fare spread di collo di put ETM a credito. Facciamo l'esempio del rialzo, cioè noi arriviamo a 13.000, sarebbe l'ideale vendere una call 12.750 e comprare la call 13.000. Che cosa significa questo? Essendo aumentata, salendo la volatilità un po' sul lato call, si va ad ingabbiare la volatilità incassando il premio della 12.750 e comprando il premio della 13.000. Cosa accade? Che il rendimento diviso rischio è maggiore di 1, quindi è meglio fare call spread ETM a credito, ribassisti, che non fare un put spread a debito, sempre ribassista. Va bene. Invece, nel caso opposto a 11.9, sempre a spread, vendere put ETM, che ne so, siamo a 12.000, vendiamo la 12.250 e compriamo la put 12.000. Incassando maggiore volatilità, si migliora il rischio, il rendimento diviso rischio. Grazie per essere stato con noi, Giorgio. Grazie a te per l'ospitalità.